porterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi null'altra. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E ora si fa sul serio, si parte. Totti. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Rincon. Samuel. C'è la palla lunga in avanti. Prova con la palla lunga. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Opta per il lancio lungo. Prova a tirare. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Il portiere la calcia lontano. De Silvestri. Tocco morbido. E trova il compagno. C'è il colpo di testa. E la palla entra in rete. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si riparte dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello.
La Roma sembra voler fare le cose con calma. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Gioca con un pallone lungo, scatta verso il pallone. Vediamo se crossa. Va via di forza. E trova bene il compagno. Lungo passaggio in avanti. De Silvestri. Palla in avanti verso il compagno. Ottimo disimpegno, fondamentale. Zola. Alza la palla in profondità verso un compagno. È fuori gioco per lui. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Bel pallone. Trova il compagno in buona posizione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Maradona. Maradona. Il portiere si oppone. È stata una grande parata, non era facile, il tiro era davvero potente. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Maradona. Maradona! Salva la sua porta! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Maradona. Sicuri in fase di palleggio. Zola! È stato splendido l'intervento del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Maradona. Ottima progressione, palla al piede. Maradona! Il portiere dice di no. Samuel prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. A sinistra con il passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Zola. Prova il filtrante. Passaggio intercettato. Da lì può concludere. Bella parata! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. La mette in avanti. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Il Napoli è meritatamente davanti, ma avrebbe potuto segnare in almeno un paio di occasioni in più. Se continuano così anche nel secondo tempo, porteranno a casa una vittoria facile. Il Napoli ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Un solo... E c'è il palo! Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così.
Maradona la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori. Ci prova di testa. Allarga il gioco a destra. C'è il cross. Incornata! E il pallone finisce in rete. Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. Bello il cross, ottima conclusione. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Samuel la mette sulla fascia. Cassano, questa palla è per lui. De Silvestri. Maradona. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Il gol a inizio di secondo tempo ha spianato la strada. Adesso però questa strada va percorsa con l'organizzazione, il carattere. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. De Silvestri. De Silvestri ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. E c'è un bel pacchettino. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Lungo in verticale. L'avversario ha avuto la meglio e passa. Non può sbagliare, ci prova. Allunga in verticale. Ecco il filtrante. Se ne va. Prosegue nella sua corsa. Si libera della palla ed evita complicazioni. Si libera la grande. Maradona la toglie dalla porta. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. C'è la palla lunga in avanti. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Contrasto molto deciso. La Roma al calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. E sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Il Napoli ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Occhio alla conclusione. Rincon.
Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Noto una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza. Ora deve duellare con il portiere. Samuel. La Roma cerca spazio per affondare. Zola oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Provano a partire in velocità. Sbattono ancora contro la difesa. La Roma al calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. È già stato ammonito, ma continua a giocare nello stesso modo. Non mi sembra la cosa più furba da fare. Spinge sulla fascia destra. Pronto al tiro. Prova ancora. È un grande riflesso qui. E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Sulla destra. Gioca una palla lunga. Di Silvestri. Maradona prova a prolungare, cerca di servire il compagno in avanti, spazza via. Cassano. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Grande prestazione per loro oggi. L'allenatore sarà certo fiero di quello che ha fatto la squadra. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla. Questa solidità difensiva ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. È stato un onore, come sempre.